Madre Coraggio, stanca delle continue vessazioni a cui era sottoposto il figlio tossicodipendente, denuncia, sgominata così una pericolosa rete di spaccio a Cosenza. Concluso ieri nell'aula bunker di Reggio Calabria il processo denominato Sansone, l'asse di 'Ndrangheta a Reggio Villa è stato sepolto da oltre 500 anni di carcere, 46 le condanne. A Locri invece udienza preliminare con numerosi intoppi per il procedimento scaturito dall'operazione Banconuovo Cumps. Sfrattato il re dei videopoker, l'abitazione di Gioacchino Campolo diverrà sede dell'arma dei carabinieri. Il suo impero era stato stimato in oltre 330 milioni di euro. Locri, domani il Sanità Day, territorio compatto e pronto a dare battaglia in difesa del diritto alla sanità. Ospiti dei nostri studi a 60 News, Franco Candia e Rosario Rocca, che hanno spiegato i motivi e le modalità del sit-in. In Calabria la copertura vaccinale è alta, ma sugli screening oncologici siamo ultimi. Arrivano i dati di Cittadinanza Attiva, che denuncia liste d'attesa troppo lunghe. Partorisce e i medici la lasciano con garze nello stomaco per oltre 6 mesi. Continua a destare scalpore a Polistena al caso della donna finita in rianimazione. Ai nostri microfoni il sindaco Michele Tripodi. Bentrovati a questa nuova edizione del telegiornale di Telemia. In apertura una vasta operazione antidroga nel Cosentino. Tutto è partito grazie alla denuncia di una madre coraggio. Sentiamo i dettagli nel nostro servizio di apertura. 3 persone finite in carcere, altre 4 ai domiciliari ed una infine sottoposta all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Questo è il bilancio dell'operazione seguita questa mattina dalla polizia cosentina, in particolare dalla giudiziaria e dalla mobile, con cui si ritiene di aver smantellato un gruppo che avrebbe gestito lo spaccio di cocaina e marijuana nel centro del capoluogo Bruzio e da cui la procura contesta a vario titolo la cessione di droga. Sarebbero addirittura una 30ina infatti gli episodi di vendita rilevati dagli investigatori in capo agli indagati di oggi, che in alcuni dei casi da fornitori avrebbero rivestito anche il ruolo di vittima assuntore della droga acquistata dagli altri coinvolti. A 2 di loro ed in concorso gli inquirenti contestano pure il reato di estorsione. L'indagine ha preso il via grazie ad una madre coraggio che nell'ottobre dell'anno scorso, stanca delle continue minacce e lesioni subite per ottenere denaro per poi acquistare la cocaina, ha deciso di sporgere denuncia contro il figlio, un tossicodipendente ricoverato in doppia diagnosi in una casa di cura dell'Interland. Le investigazioni, durate quasi un anno da allora, si sono sviluppate secondo i consueti canoni, ma in particolare sono state messe in campo intercettazioni telefoniche ed ambientali, così come pedinamenti e appostamenti che avrebbero permesso di riscontrare l'attività. Un'indagine complessa per la polizia che ha dovuto svolgere la gran parte dell'operazione in contesti ambientali difficili, nei quali operavano quasi tutti gli indagati, ovvero i loro quartieri di residenza, che in alcuni casi erano diventati delle vere e proprie piazze di spaccio. La maggior parte dei coinvolti infatti aveva messo in atto un sistema collaudato, per lo più operando direttamente dalle proprie abitazioni, sebbene alcuni di loro fossero ai domiciliari. Le persone finite in carcere sono Bruno Dimitri, 30 anni, Maria De Rose, 48 anni, Riccardo Gaglianese, 25. Ai domiciliari Giuseppe Cristaldi, 37 anni, Marcello Bennardo, 53 anni e Manuel Esposito, 24 anni. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per CQ, queste iniziali, di 26 anni. Un'altra persona risulta irreperibile e ricercata. Il nome dell'operazione è Sette Note. Fermata una vera e propria rete di spaccio a Cosenza. E si è concluso ieri nell'aula bunker di Reggio Calabria il processo scaturito dall'operazione denominata Sansone. L'asse di 'Ndrangheta a Reggio Villa è stato sepolto da oltre 500 anni di carcere. Oltre 530 anni di carcere, questa è la decisione del GUP di Reggio Calabria per gli imputati del processo Sansone, che vede agli arresti le cosche di Villa San Giovanni. Il giudice, che ha accolto le richieste della DDA di Reggio Calabria, ha confermato in pieno l'impianto accusatorio. Una condanna pesantissima anche per il pentito Vincenzo Cristiano, che con le sue rivelazioni ha dato un contributo fondamentale all'inchiesta. 20 anni di carcere vanno a Bruno Antonio Tegano, uomo di vertice dell'omonimo clan, Vincenzo Bertuca, fratello del capoclan, e Pasquale Bertuca. Stessa pena per Domenico Condello, Santo Buda, Alfio Liotta, Andrea Carmelo Vezzana, Domenico Zito. Secondo quanto è emerso dall'inchiesta, sono tutti responsabili del controllo da parte dei clan.
del tessuto economico e sociale di Villa San Giovanni, terra che per anni ha vissuto l'incessante presenza dei clan. L'operazione Sansone ha tratto origine dalla complessa attività di indagine coordinata dalla DDA di Reggio Calabria riguardante la cosca Condello. È venuta alla luce dunque una condizione di forte pressione estorsiva e di controllo criminale, esercitato congiuntamente dalle cosche. È stata inoltre messa in evidenza l'espressione captata durante un colloquio in carcere, nel corso del quale il capo della cosca disponeva che nell'attività di riscossione non bisognasse lasciare scampo a nessuno. A Locri invece l'udienza preliminare del processo Banconuovo Cumps è stata una falsa partenza, numerosi infatti gli intoppi. Il giudice ha preso atto di una serie di mancate notifiche per le quali ha disposto lo stralcio tecnico rinviando all'udienza del 2 di novembre. Il magistrato ha accolto una serie di eccezioni di nullità sollevate dal collegio di difesa, fra gli altri composto dagli avvocati Minniti e Bertone, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero in relazione agli imputati per i quali si è accertata l'omessa notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari. Per la maggior parte degli imputati il GUP ha rinviato all'udienza del 19 di ottobre, data destinata alla scelta del rito. Nel frattempo sono intervenuti altri difensori, quali gli avvocati Speziale, Iaria Furfari, Albaro, Iemma Furforo, Araniti per i rispettivi assistiti, nonché l'avvocato Nobile, che ha depositato una copiosa documentazione a discarico. Nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare l'elenco era composto da 62 imputati e sono indicate 25 parti offese, comprese la Regione Calabria, l'area metropolitana di Reggio Calabria, i comuni di Brancaleone, Bruzzano Zeffirio e Africo, nonché due associazioni antimafia e numerosi soggetti privati. L'operazione dell'antimafia si fonda su acquisizioni probatorie derivanti da intercettazioni di conversazioni telefoniche ambientali che avrebbero consentito di delineare nuovi ed aggiornati assetti criminosi, nonché gli equilibri tra le varie consorterie operanti tra Brancaleone e Africo. 14 dei 16 imputati di un procedimento sulla presenza dell'Andrangheta a Torino in Alta Valle di Susa hanno scelto il rito abbreviato. Associazione di stampo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, tra alcuni tra i reati contestati. L'udienza preliminare ieri si è aperta a Palazzo di Giustizia. Il procedimento, frutto di un'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia, prese le mosse nel 2016 dalle dichiarazioni di un imprenditore taglieggiato. Gli investigatori risalirono fra l'altro a un giro di reimpiego di denaro per l'acquisto di locali a Torino e Bardonecchia. Andiamo adesso a Reggio Calabria perché è stato sfrattato il re dei videopoker. L'abitazione di Gioacchino Campolo sarà sede dell'arma dei carabinieri. Un'altra vittoria dello Stato, un'altra sconfitta per chi rappresenta il metodo mafioso. L'immobile di via Paolo Pellicano, il palazzo che la squadra Stato aveva messo sotto chiave e strappato alla disponibilità di Gioacchino Campolo, l'imprenditore contiguo alle Andrine, meglio noto come il re dei videopoker, perché aveva fatto una fortuna da capogiro con le slot machine, è stato sgomberato per essere trasformato in una sede dei carabinieri. Quello che quindi era uno dei simboli del boom economico imprenditoriale espressione dell'Andrangheta sarà un presidio dello Stato, sarà uno dei punti nodali della lotta a tutto campo per la legalità. Personaggio notissimo in città, Gioacchino Campolo, condannato in via definitiva per estorsione aggravata dal metodo mafioso e nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha disposto la confisca di un ingente patrimonio di oltre 330 milioni di euro, oltre 250 immobili, opere d'arte e beni di interesse storico-artistico, dipinti da autore e attività imprenditoriali. La prefettura sottolinea come con l'imprenditore vengono colpite pericolosissime cosche di 'ndrangheta operanti sul territorio del capoluogo, che per anni hanno condizionato e infiltrato il sistema economico locale. E domani è il tanto atteso giorno della Sanità Day. Il territorio è compatto e pronto a dare battaglia in difesa del diritto alla salute e alla sanità. Ieri ospiti del nostro 60 News i sindaci Franco Candia e Rosario Rocca, che hanno illustrato le modalità della sit-in. Sentiamone. Deve essere veramente la lotta di tutte e di tutti. Non possiamo permetterci il lusso di dividerci. Rosario Rocca, Presidente del Comitato dei Sindaci, lanci l'appello perché siamo veramente in chiusura.
Per fare cosa dobbiamo fare sabato? Sabato intanto a che ora, quando, come, perché? Sabato alle 9:30 nella prima mattinata dobbiamo recarci tutti all'ospedale di Locri per difendere quel presidio ospedaliero, per difendere il diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione e tragicamente negato nel nostro territorio. Dobbiamo essere lì a difendere questo territorio, a difenderlo con orgoglio, perché non possiamo più permetterci e permettere a nessuno di trattare questo territorio, trattare la nostra gente come se fossero dei cittadini di serie B, come se fossero cittadini di un'altra repubblica. Noi rivendichiamo un diritto sacrosanto, il diritto alla salute. Lo faremo in maniera unitaria, non faremo dei passi indietro, ma dobbiamo esserci tutti col cuore ma anche fisicamente. Questa è una battaglia importante, forse l'ultima possibile, almeno parlo di questa stagione politica, di questa stagione sociale. Quindi invito i sindacati ad essere con noi, invito gli studenti, le associazioni, la società civile tutta, i cittadini. Dobbiamo essere la Locride positiva, la Locride che vuole cambiare, la Locride che vuole scrivere un'altra pagina di storia. Dobbiamo volerlo tutti, non dobbiamo fare dei passi indietro. E alle istituzioni che sono deputate a garantire quel diritto alla salute che invochiamo da tempo, il messaggio che lanciamo è che è vero, non siamo contro nessuno, questa non è una manifestazione. Ci saranno veramente tutti i sindaci, ci saranno, ci sarà anche Telemia con una diretta a partire dalle 30. A quei quadri dirigenti che governano la nostra sanità, gestiscono la nostra sanità, vi staremo col fiato sul collo, non ne faremo passare una. Promesse che sono state fatte e non mantenute hanno offeso profondamente questo territorio. Noi non consentiremo più a nessuno di fare passerelle, di fare false promesse sulla pelle della nostra gente. Siamo convinti, siamo determinati e sono certo che a partire da sabato avvieremo tutti insieme una stagione nuova per la Locride e per questo è per la nostra gente, che merita di essere considerata con serietà e con onestà da chi ci governa e da chi gestisce i principali servizi. Bene. E i principali diritti che ogni cittadino dovrebbe vedersi garantiti in un paese civile. Non dobbiamo ripetere spettacoli di distinguo, di divisione, come è stato talvolta nel passato. Il territorio si deve dimostrare unito, la gente deve avere fiducia nei propri sindaci a prescindere dal colore politico, dagli assetti e dalle rappresentanze locali nell'ambito comunale. Siamo là, dobbiamo essere là tutti insieme con le forze sociali, con la Chiesa. Il Vescovo ha fatto tantissimo nel passato, mi auguro che ci accompagni ancora una volta. Noi dobbiamo essere là a fare queste rivendicazioni alle deputazioni, a chi riveste ruolo in Regione, in Parlamento, al Senato, alla Camera, che sia. Chiediamo di essere conseguenziale alla rappresentazione. Perfetto. Di un bisogno. La ringrazio, Presidente dell'Assemblea dei sindaci, questa sera ci vediamo sabato 20 alle 9:30 dinanzi all'ingresso dell'ospedale di Locri. Cambiamo argomento, ma restiamo sempre sul tema sanità e salute. In Calabria la copertura vaccinale è alta, ma gli screening oncologici sarebbero davvero carenti. Le liste d'attesa sarebbero infatti troppo lunghe. La denuncia di Cittadinanza Attiva. Le regioni del centro-sud arrancano sull'adesione agli screening oncologici, ma sono quelli in cui si vaccina di più. Questo è il quadro che emerge dal sesto rapporto dell'Osservatorio Civico sul federalismo in sanità presentato da Cittadinanza Attiva Tribunale per i diritti del malato. Nel 2017 la Calabria ha raggiunto l'immunità di gregge con un'adesione superiore al 95%. Sul fronte delle vaccinazioni antinfluenzali, oltre il 60% degli over 65 è coperto.
Sono 6 le regioni che non raggiungono la sufficienza sull'adesione agli screening oncologici. Nel 2016 la Calabria è al primo posto. Il rapporto dell'Osservatorio di Cittadinanza Attiva rilegge in modo organico dati provenienti da fonti istituzionali e offre una mappatura dello stato dell'arte del federalismo in sanità. Da quanto emerso, commenta Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale dei diritti del malato, urge l'approvazione degli standard dell'assistenza sanitaria territoriale e un piano straordinario per favorire in tutto il paese l'adesione agli screening oncologici. E sulla legge di bilancio servono maggiori risorse per la sanità, oltre al miliardo di aumento già previsto. Siamo a metà telegiornale, ci fermiamo per la pubblicità. Bentrovati a questa seconda parte del TG News. Ripartiamo da Polistena, dal presunto caso di mala sanità. Una donna, dopo aver partorito, è rimasta per ben 6 mesi con alcune garze nello stomaco. Sulla vicenda abbiamo ascoltato i cittadini di Polistena. Sentiamo. Nei giorni scorsi un gravissimo caso di mala sanità ha toccato l'ospedale di Polistena, il Santa Maria degli Ungheresi, dove una donna 43enne per oltre 6 mesi ha vissuto con delle garze dimenticate dai medici nell'addome, dopo aver dato alla luce il suo quarto figlio. La donna ha subito 2 interventi, uno di rimozione del rotolo di garza dimenticato nell'addome dopo il taglio cesareo, l'altro di una piccola parte dell'intestino per un'infezione. Si trova ora, dopo la rianimazione, nel reparto di chirurgia. Le condizioni della 43enne restano gravi, ma al momento, fanno sapere i sanitari, non sembrerebbe in pericolo di vita. Il caso della signora Daniela Scarlata è uno di quei casi di mala sanità scioccanti che lasciano il segno anche tra la gente che usufruisce dei servizi sanitari e che quotidianamente frequenta l'ospedale di Polistena per varie vicissitudini. Purtroppo sono cose che succedono, non tutti i medici siamo uguali, non sono uguali, purtroppo una svista c'è stata, non doveva succedere, ma è successo. Quando succedono queste cose abbiamo una brutta reputazione in merito, sia a livello ospedaliero, sia a livello comune, a livello Calabria, perché ogni cosa che succede in Calabria lo sanno in capo al mondo. Succedono le altre cose magari negli altri paesi, nelle altre regioni, non si dice e non si sente. Succede una cosa in Calabria, non so perché, la cronaca purtroppo deve lavorare ed è giusto che sia pure così. Le cose si devono pure sapere. L'errore l'hanno fatto alcuni medici, non è colpa né della struttura e né del personale. Ci auguriamo veramente di cuore che questa persona possa rimettersi quanto prima e avere la vita che aveva magari prima che avesse questi problemi. Grazie. Per quanto riguarda questi medici, gli faccio i migliori auguri pure a loro e che abbiano un pochettino, come dire, di più attenzione e di responsabilità quando fanno un controllo a qualsiasi ammalato, perché penso che se fosse qualcuno della sua famiglia non vorrebbero questo. Ed è assurdo. È assurdo perché non si può venire in un ospedale per una gioia immensa e tornare a casa con una quasi tragedia. La signora adesso è in terapia intensiva, sì, credo, ecco. Sono cose queste che non dovrebbero succedere. Io dico sempre che queste cose non succedono nemmeno negli ospedali da campo in Africa. Hanno molta più umanità e più igiene, più professionalità lì e non qui, che abbiamo, ringraziando a Dio, siamo fortunati noi, abbiamo tutto. È un ospedale che potrebbe funzionare bene, c'è in dubbio la loro preparazione perché se sono arrivati a questo punto avranno studiato, però credo che non siano molto motivati dalla gestione un po' di tutto. Purtroppo la politica, quando mette le mani la politica, non va bene. Ma qua non funziona niente. Non funziona niente? Niente. Non c'è niente qua che funziona. Non c'è niente. Dove uno cugino mio aveva 4 giorni che è caduto al pronto soccorso e non trovarono un posto. E aveva un morbido Parkinson. E ci pigliavano le scamie tra la testa e è stato qui dentro, sopra una barella. Da 4 giorni? Questa è la sanità qui a Polistena? Sì, questa è la sanità, no. C'è tutta l'Italia la sanità, non c'è Polistena. Ma se era per Polistena solo era niente. Non solo il CAI, tutta l'Italia, non funziona. Ma non che non funziona per questo governo che c'è. Non funzionava manco prima con quegli altri cornuti che c'erano prima. Spemmo usano. Grazie. Tom, si parla di mala sanità in questo ospedale. Devo sentirlo. Dovrebbero parlare della buona sanità che c'è. Quindi una buona sanità c'è. E restiamo sul caso mala sanità a Polistena perché sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Michele Tripodi. Sindaco, un caso di mala sanità che abbiamo letto nella stampa qui locale, ecco cosa da dire
Ma questo ospedale certamente non fa acqua da tutte le parti, perché ci sono anche professionisti che sanno fare il loro mestiere, che lavorano, che però non sono messi nelle condizioni di poter operare in condizioni ottimali, quindi al 100% delle loro possibilità, perché questa struttura e questi reparti hanno tante problematiche. Prima fra tutti il problema del personale: c'è poco personale, ci sono ritmi anche di lavoro stressanti per medici e infermieri, c'è carenza di spazi e ci sono pure inadempimenti da parte dell'azienda sanitaria, perché invece di ristrutturare e mettere soldi per sostenere sia le assunzioni che le carenze strutturali, fa altro. Quindi io la prima cosa che dico è solidarizzo con queste persone che purtroppo si trovano in difficoltà e con gravi problemi per errori che certamente non afferiscono alla struttura in sé, ma afferiscono alla professionalità, in questo caso una poca professionalità da parte di operatori che certamente non possono compiere dimenticanze di questo tipo. Quindi io auguro che possa risolversi tutto per il meglio, perché conosco il caso, ho anche preso visione delle condizioni di salute della signora, attorno alla quale ci stringiamo tutti e speriamo che si possa rimettere al più presto. L'ospedale di Polistena è malato, questo è sicuro, però noi dobbiamo lottare fino alla fine per cercare di curare questa malattia, e quindi i rimedi ci sono e noi tutti dobbiamo capire che può essere in condizioni diverse e ottimali una risorsa per il territorio. Lei in un'intervista a una TV nazionale parlava di un ammanco di 9 milioni di euro. Ecco, secondo dove sono andate a finire? Non si capisce se sono soldi che poi sono tornati indietro al Ministero che li aveva stanziati, oppure sono andati persi, oppure sono finite nelle maglie dei bilanci. Chiediamo una risposta anche da questo punto di vista. Ce l'ha avuta questa risposta? No, non ce l'abbiamo avuta, nonostante anche le inchieste giornalistiche, ma pure le lettere, i colloqui che ci sono stati. Sappiamo solo che è stata fatta, reiterata questa richiesta al Ministero qualche anno fa, ma al momento non si capisce nemmeno quale sia la volontà politica. Io penso che non ci sia altra strada se non quella in questa fase di ristrutturare questo ospedale, di renderlo agibile nel senso, diciamo, più completo del termine, e soprattutto, io non smetterò mai di dirlo, cercando di assumere e quindi far arrivare giovani sul territorio, perché i giovani spesso vanno via perché non hanno lavoro. Ci sono giovani medici che si laureano qui nelle nostre facoltà, ma che poi vanno all'estero per essere apprezzati e premiati nelle loro, diciamo, possibilità anche professionali e capacità professionali. Quindi l'auspicio è che si sveglino, si svegli l'ASP, si svegli la regione e si svegli anche il governo, perché questa questione è una questione nazionale, come la questione meridionale. La questione sanitaria calabrese è una questione nazionale, e i commissari che aggiustano i conti non servono in Calabria, serve un piano di investimenti, serve spendere, non aggiustare i conti. Ci sarà stato chi ha sbagliato, ma quelle persone hanno responsabilità gravi e dovrebbero pagare di tasca propria i loro errori, che sono poi errori pagati sulla pelle delle persone. Purtroppo, oltre alla situazione, si aggiungono anche i casi di malasanità che ci sono sempre stati, a dire il vero. Certo, la situazione è estremamente pesante per la piana di Gioia Tauro. Io ho l'impressione che il discorso sanità nell'intera piana di Gioia Tauro sia stato volutamente dalla politica, dico volutamente e irresponsabilmente, messo sotto i piedi, perché vuoi la chiusura degli ospedali che c'è stata nel corso degli anni, vuoi la costruzione del famoso ospedale della Piana, che è arenata e non si sa che fine faccia,
con grandi responsabilità in tal senso, sia da parte della regione, sia da parte degli altri organismi preposti alla stessa. Vuoi la situazione dell'unico ospedale che funzionava, che era quello di Polistena, ma è chiaro che di fronte ad una disorganizzazione, ad una impossibilità di avere gli operatori sanitari, purtroppo è una situazione disastrosa. Il risultato qual è? Che allo stato attuale nella piana di Gioia Tauro manca il diritto alla salute per i cittadini che vivono in questa realtà, e mi sembra anche di continuare ad osservare che non c'è la dovuta attenzione da parte degli organismi preposti. Qui non si vogliono chiamare in causa responsabilità di alcun genere. Io grido proprio fermamente, faccio appello agli organi preposti a che venga garantito il diritto alla salute in questa realtà. I finanzieri hanno sottoposto a sequestro preventivo 14 beni immobili ubicati nella provincia di Cosenza, quote societarie e denaro per un ammontare complessivo a circa 1.300.000 euro. In particolare è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Paola nei confronti di tre soggetti residenti nella provincia cosentina per evasione di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. I finanzieri hanno infatti ricostruito un'operazione di compravendita di immobili fra due società, di fatto riconducibili però ad un unico soggetto, risultata essere fraudolente e finanziata alla sottrazione del pagamento delle imposte. Cambiamo argomento perché arrivano i dati di Legambiente Calabria. Qual è allora la città dove si vive meglio? Cosenza è la prima città del sud come qualità dell'edilizia scolastica e dei servizi. Il riconoscimento è giunto dall'indagine sull'ecosistema scuola presentata a Napoli da Legambiente. La nostra città, infatti, è scritto in una nota del Comune di Cosenza, risulta al 17° posto in Italia, con una percentuale del 75,78%, compiendo un gran balzo rispetto all'anno scorso, quando si trovava in 59esima posizione. Nei primi 16 posti sono presenti città del centro-nord con Bolzano in testa. Gli indicatori di Legambiente fanno riferimento ad interventi strutturali sugli edifici scolastici, alla manutenzione, alle spese stanziate nell'ultimo quinquennio all'energia pulita. Il rapporto analizza inoltre la qualità del servizio mensa e di scuola bus, le aree di sosta, le biblioteche presenti negli istituti scolastici, la qualità dei prodotti serviti dalle mense, i menu alternativi e religiosi, la raccolta differenziata. Ancora Legambiente considera tutta una serie di questioni legate all'ecosostenibilità, come l'efficienza energetica, i rischi di amianto e radon, la sicurezza davanti agli istituti. Nel rapporto si legge testualmente che un mix di programmazione di investimenti costanti e di innovazione è mancato soprattutto nelle regioni del sud Italia, le cui città sono tutte dopo la 30esima posizione in graduatoria ad eccezione di Cosenza. Sempre Legambiente scrive che non sono mancate le spinte in avanti anche in queste aree del paese, come la già citata Cosenza, che oggi ha tutte le scuole con certificazioni richieste grazie ad un abile reperimento di fondi regionali e nazionali. In coda alle città del sud e delle isole, ultima Messina, preceduta da Foggia, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa, Potenza, Sassari e Crotone. E si è tenuto ieri a Locri, presso la sede della Commercialisti, un nuovo appuntamento di Galla Terre Locridee, questa volta un workshop sui bandi destinati ai prodotti tipici. Sentiamo. Si è tenuto giovedì 18 ottobre l'incontro operativo presso la sede dell'Ordine dei Commercialisti a Locri, organizzato dal Galla Terre Locride per la presentazione ai bandi sulle microfiliere dei prodotti tipici del territorio. All'iniziativa, nell'ambito del piano di azione locale, furono presenti il presidente degli ordini dei commercialisti della Locride, Ettore Lacopo, il presidente del Galter Locride, Francesco Macri, e Guido Mignolli, responsabile del PAL Gelsomini. Realizzato per prospettare ai commercialisti di tutta l'area le opportunità previste nel piano di azione locale, finanziato dalla Regione Calabria.
Intervento che punta a realizzare un sistema di promozione integrata delle risorse e dare impulso concreto alla commercializzazione. La conclusione di un percorso che abbiamo iniziato nel 2017. Infatti, come commercialisti abbiamo pensato di dare un contributo al nostro territorio partecipando al GAL. E infatti io nella mia persona sono anche nel consiglio di amministrazione del GAL. E questo per far sì che ci siano delle sinergie tali affinché il nostro territorio cresca. Oggi siamo qui a presentare i bandi di prossima pubblicazione sulle microfiliere in agricoltura. Ed è perché si ritiene che è indispensabile che ci sia uno sviluppo integrato delle attività agricole e quindi una concentrazione e non una come si dice, parcellizzazione delle stesse. Cioè se più si è uniti più si riesce ad andare avanti e crescere. Questo è quello che noi stiamo cercando, lo stiamo come commercialisti, anche perché voglio dire, le aziende fanno affidamento sulle competenze e le professionalità di noi commercialisti, sono praticamente il punto di riferimento. Siamo il punto di riferimento per tutte le aziende, sia agricole che non naturalmente. E proseguiamo con i nostri workshop, oggi siamo alla sede dei commercialisti dell'Ordine dei Commercialisti di Locri, dove Ettore Lacopo, che è il nostro importante consigliere d'amministrazione, ha voluto fare questo incontro per ragionare insieme a loro su come spiegare il meglio alla Locride questi bandi che stanno per uscire. Il progetto è ben avviato, aspettiamo solamente il via dalla Regione Calabria per partire con le prime tre misure del nostro bando. Speriamo che sia questo presto. In ogni caso questo è un incontro che segue ad altri 12 incontri che abbiamo fatto sul territorio e che vuole coinvolgere oltre alla gente comune anche gli ordini professionali, quindi seguirà anche quello con gli architetti, gli ingegneri e anche gli agronomi, che sono pezzi importanti poi del nostro lavoro, cioè il nostro PSR, i nostri bandi si basano soprattutto sul PSR agricoltura, ma hanno bisogno naturalmente di tutte queste professionalità che possono spiegare meglio alla gente di cosa stiamo parlando e aiutarli nella compilazione dei questionari che sono sempre abbastanza complicati. E adesso ospite nei nostri studi Armando Quattrone a presentarci in anteprima il video che sarà contenuto nell'album Calabria. Sentiamo. Sì, in questo video racconto la mia storia di emigrazione dalla Calabria verso la Germania, che è anche la storia di tanti altri calabresi di ieri e di oggi. La canzone che sarà, la conoscete tutti, è un grandissimo successo, cantato da José Feliciano, scritto da Jimmy Fontana, nella fine degli anni 60, quando erano davvero tanti calabresi che emigravano all'estero, alcuni con fortuna, altri con meno. Oggi succede lo stesso, forse se ne parla di meno, ma ci sono davvero tanti ragazzi che partono e che lasciano, come si vede nel video, il paese amato, gli amici e la persona amata, la famiglia anche, e questo insomma è una fonte spesso di melanconia, però il messaggio positivo della canzone e del video è che so soltanto che ritornerò, dice la canzone, e grazie proprio alla musica, a questa canzone anche e a quando sì, quest'estate sto tornando in Calabria, sto tornando nella mia terra. Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono e il niente sono la tua malattia. Paese mio ti lascio, vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, ma che sarà della mia vita, chi lo sa? So far tutto o forse niente, già domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà.
Sì, è molto di attualità il tema dell'accoglienza dei migranti in Calabria, il famoso modello Riace, ma forse si dovrebbe anche parlare del far restare i giovani calabresi in Calabria, dando la possibilità veramente ai paesi di non spopolarsi, alle scuole di non chiudere, alle attività commerciali di non chiudere, dando veramente un sostegno alle idee, ai giovani, ma anche alle persone che magari sono partite e non hanno avuto la fortuna come altri. Ce ne sono davvero tanti e ecco, forse ci vorrebbe un modello per far restare, per far tornare tanti calabresi nella nostra terra. Questo anche è l'auspicio del video, della canzone e della mia storia. Ma che sarà della mia vita? Chi lo sa? So far tutto o forse niente, da domani si vedrà. Che sarà? Sarà Il video della canzone è da oggi su YouTube e invito tutti gli ascoltatori di Telemia ad andare a guardarlo e a condividerlo. La forza più forte siamo se noi ci uniamo e facciamo arrivare questa canzone, questo messaggio a tutti anche i calabresi che vivono all'estero. Ognuno di noi di famiglia ce n'ha qualcuno o magari è lui stesso all'estero. Per cui andate a guardarlo su YouTube e se vi piace condividetelo. Ciao! Che sarà? Che sarà? Che sarà? Ma che sarà? Porto la chitarra e se la notte piangerò, una nenia di paese suonerò. Oh, che sarà, che sarà, che sarà, ma che sarà della mia vita, chi lo sa? So far tutto o forse niente, già domani si vedrà e sarà, sarà quel che sarà. Ringraziamo Armando Quattrone e andiamo a Cosenza, dove si è tenuta una mostra, La Grande Guerra dei Carabinieri. È stata inaugurata nella caserma Paolo Grippo di Cosenza la mostra La Grande Guerra dei Carabinieri, iniziativa che rientra nell'ambito delle celebrazioni ufficiali del centenario della Prima Guerra Mondiale, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Presenti le massime autorità civili, militari e religiose della provincia, tra le quali il comandante della Legione Carabinieri Calabria, Vincenzo Paticchio. Un percorso guidato, ricco di immagini d'epoca e riproduzione di documenti originali, che ha raccontato il contributo fornito dai carabinieri nel corso della Grande Guerra, l'impegno dell'arma nei mesi precedenti il conflitto per le manifestazioni di piazza pro e contro l'intervento, le diverse fasi della mobilitazione, sino poi ad arrivare al loro impegno come forza combattente di prima linea, destinando al fronte circa 7.000 carabinieri effettivi. La mostra, che sarà visitabile fino al 27 ottobre, comprende anche testimonianze relative ai servizi di intelligence e ai compiti di polizia militare. La partecipazione ai corpi di spedizione italiani su tutti i fronti esteri in Francia, Albania, Grecia, Macedonia, Russia e Palestina costituisce un'altra parte dell'esposizione, che non tralascia reperti e immagini sui carabinieri aviatori volontari nel corpo aeronautico dell'esercito. Sì, una mostra innanzitutto per ricordare, una mostra per continuare a mantenere saldo il legame con le nostre origini, una mostra voluta per significare che ciò che oggi siamo è grazie al sacrificio di tantissimi, che non solo non vanno dimenticati, ma dei quali va recuperato lo spirito, il servizio allo Stato e alla patria. Io credo che non bisogna banalizzare ciò che si ha, ciò che si possiede, tutto risultato di un sacrificio, è tutto il risultato di uno sforzo, è tutto il risultato di un dono che abbiamo ricevuto e che abbiamo il dovere di onorare sempre, quale che sia la nostra interpretazione della vita e del sociale che abbiamo. L'Arma dei Carabinieri, nei oltre 200 anni di storia al servizio del Paese, ha solo questo obiettivo, quello di poter servire e tutelare il cittadino affinché possa prosperare nella libertà e nella democrazia. Fortemente voluta anche qui in Calabria, perché non solo l'apporto calabrese è stato un apporto numericamente molto importante nonostante le difficoltà e nonostante la orografia del territorio, che all'epoca aveva un'importanza
fondamentale per lo spostamento delle truppe, ma mi piace sottolineare in questa circostanza che in Calabria percentualmente la regione ha avuto il terzo livello di gratificazione per ciò che riguarda gli atti di eroismo, con ben 14 medaglie d'oro al valor militare alla memoria, un tributo di sangue altamente importante, nonostante in quegli anni si tendesse di più a sottolineare l'apporto di chi proveniva dalle regioni del nord, che erano più direttamente implicate nel conflitto con gli austro-ungarici. Siamo all'agenda. Sabato 20 a partire dalle ore 9 davanti all'ospedale di Locri, quindi domani, come dicevamo poc'anzi nel nostro servizio, si terrà il sit-in di protesta Sanità Day, mobilitazione generale e popolare della Locride a sostegno dell'ospedale. Ancora domani alle ore 17 a Locri presso Palazzo della Cultura, il Cenacolo della Cultura e delle Scienze. Domani alle ore 18 presso Palazzo Uniedo del Rio a Locri, la presentazione del libro Cosa significa oggi essere di destra, di Marcello De Angelis. Domenica 21 a partire dalle ore 10 e fino alle ore 19 a Roccella Ionica presso Piazza San Vittorio, una mostra micologica in occasione della giornata nazionale della micologia. Domenica 21 alle ore 17:30 avrà luogo una conferenza stampa presso gli uffici della Daphne Congressi a Siderno sull'evento Borgo Cibus 2018. Domenica alle ore 17 presso la sala libreria Calliope del centro commerciale Lagru, in collaborazione con l'associazione Stefano Cucchi Ollus, avrà luogo la proiezione del film Sulla mia pelle. In occasione del ventennale del riconoscimento del Museo Archeologico Nazionale di Locri, saranno illustrati 70 anni di scavi e ricerche venerdì 26 alle ore 17 presso il Museo di Contrada Marasa a Locri. Venerdì 26 alle ore 21:30 all'Auditorium Comunale Unità d'Italia di Roccella Ionica avrà luogo invece un concerto del cantante Giuseppe Povia. L'ingresso al concerto è gratuito con offerta libera. Il denaro ricavato al netto delle spese sarà devoluto in beneficenza. Domenica 4 novembre a partire dalle ore 18 a Roccella Ionica presso l'ex convento dei Minimi avrà luogo la semifinale regionale Calabria 2018 dell'Italian Wedding Awards. Sabato 17 infine alle ore 10 presso l'auditorium del liceo scientifico Francesco La Cava a Bovalino avrà svolgimento il convegno Passato, presente e futuro dell'Unione Europea. Andiamo adesso in rassegna stampa. I titoli dei quotidiani calabresi, iniziamo da Gazzetta del Sud, titolo sottotestata Regione, Tanzi annuncia l'addio alla Procib, torno al CNR, poi ancora Reggio, diga sul Menta, l'acqua arriverà entro fine mese. Un'altra vittoria della squadra Stato, sfrattato dalla propria abitazione Gioacchino Campolo, il potente re dei videopoker. Al centro, in apertura di Gazzetta del Sud, troviamo il caos sanità, prime dimissioni, si tirano fuori i manager di Reggio e dell'ASP di Crotone. Frank Benedetto denuncia su di me ripetute pressioni. Il processo Sansone, il GUP Filippo Aragona ha stangato i 46 imputati. Vediamo la fotonotizia. Cosche di Reggio e Villa, 533 anni di carcere. Andiamo in basso, Mimmo Lucano fa rotta verso Napoli. Il sindaco sospeso di Riace accoglie l'invito di De Magistris. Gli atti sulla nave di Ciotti trasmessi a Catania dai giudici di Palermo. A spalla di Gazzetta troviamo un sinopoli. Si consegna Nicastro, accusato in Iris di essere membro del clan Alvaro. Locride, udienza preliminare, Banco Nuovo Cums, subito i primi intoppi. Andiamo adesso a Quotidiano del Sud, che apre con la viabilità, aree di servizio sulla 2 si cambia. Dal 29 ottobre Autogrill lascia la Calabria e la gestione passa ad un'altra società. Il personale sarà riassunto, previsti comfort e colonnine per le auto elettriche. Andiamo ancora in basso, vediamo la fotonotizia con giovane scomparso, ritrovato il cellulare. A destra troviamo Riace, Lucano e gara di solidarietà, ma lui non lascia la Locride. Poi Cirò, repulisti in caserma, l'arma doloroso, ma risposta ferma, carabinieri infedeli. Comuni, periferie, stanziati di nuovo i fondi, 103 milioni alla Calabria, la misura era stata cancellata dal decreto mille proroghe. Al taglio basso troviamo Reggio, sfrattato il
re dei videopoker. La sua abitazione di via Paolo Pellicano diverrà sede dell'arma dei carabinieri. Giochino Campolo, lavatrice dei clan locali, con un impero di oltre 330 milioni di euro. Uno sguardo alle previsioni del meteo. Residue condizioni di instabilità atmosferica interessano la nostra regione. In giornata atteso qualche addensamento nuvoloso, soprattutto in Calabria tra il settore ionico e la Sila. Tendenza a miglioramento ovunque. Dalla sera temperature in aumento, più sensibile sulla Calabria tirrenica. Venti moderati da Levante, mari mossi o molto mosso anche lo Ionio. Per questa edizione è tutto, grazie per l'ascolto e riepilogo. Madre Coraggio, stanca delle continue vessazioni a cui era sottoposto il figlio tossicodipendente, denuncia, sgominata così una pericolosa rete di spaccio a Cosenza. Concluso ieri nell'aula bunker di Reggio Calabria il processo denominato Sansone, l'asse di 'Ndrangheta a Reggio Villa è stato sepolto da oltre 500 anni di carcere, 46 le condanne. A Locri invece udienza preliminare con numerosi intoppi per il procedimento scaturito dall'operazione Banconuovo Cumps. Sfrattato il re dei videopoker, l'abitazione di Gioacchino Campolo diverrà sede dell'arma dei carabinieri. Il suo impero era stato stimato in oltre 330 milioni di euro. Locri, domani il Sanità Day, territorio compatto e pronto a dare battaglia in difesa del diritto alla sanità. Ospiti dei nostri studi a 60 News, Franco Candia e Rosario Rocca, che hanno spiegato i motivi e le modalità del sit-in. In Calabria la copertura vaccinale è alta, ma sugli screening oncologici siamo ultimi. Arrivano i dati di Cittadinanza Attiva, che denuncia liste d'attesa troppo lunghe. Partorisce e i medici la lasciano con garze nello stomaco per oltre 6 mesi. Continua a destare scalpore a Polistena al caso della donna finita in rianimazione. Ai nostri microfoni il sindaco Michele Tripodi.